Buongiorno a tutti, conferenza stampa prima della gara contro la Reggiana. Iniziamo da Feralpi Salò TV. Buongiorno mister, buongiorno. Nelle ultime 6 gare noi 13 punti, la Reggiana 11. Come si affronta una partita così, tra due squadre che sono tra le più in forma del campionato? Ma la Reggiana è una squadra che è in grande salute e ha dei calciatori molto bravi, secondo me, nei duelli, negli uno contro uno, nelle giocate singole, oltre che hanno un gioco di squadra, secondo me, fra i migliori della categoria, perché giocano veramente bene. E quindi queste due cose abbinate fanno sì che sarà per noi sicuramente una gara molto complicata, molto difficile, e quindi è logico che dobbiamo affrontare questa partita con grandissima attenzione, perché siamo di fronte a una squadra che, oltre a giocare bene e avere grandi individualità, è anche in un momento di grande fiducia, e quindi sicuramente ci sarà da lottare parecchio. Con la Reggiana hai debuttato sulla panchina della Feralpi con quello 0-3 dell'andata. Cosa è cambiato rispetto ad allora? Beh, è chiaro che era una partita dove naturalmente ero arrivato da pochi giorni, conoscevo poco, adesso abbiamo lavorato comunque in questi mesi. La squadra sta piano piano acquisendo una sua identità, come dico sempre, abbiamo ancora tantissimi margini di miglioramento e il nostro obiettivo ovviamente è andare a ricercare questi miglioramenti, perché per arrivare in fondo a questo campionato è obbligatorio farlo. Da diverse gare la Feralpi scende in campo sempre con la stessa formazione. E da una parte è giusto confermare chi gioca bene e ottiene buoni risultati, però dall'altra non potrebbe essere un po' un rischio di tirare il collo sempre agli stessi, magari sì, operare qualche sostituzione? Sì, come dicevo già anche nelle settimane precedenti, per trovare questa famosa identità e noi dovevamo trovare anche abbastanza in fretta dei risultati, perché il nostro obiettivo, c'è stato un momento che era quello di dover rientrare dentro questo campionato, perché eravamo un po' fuori, e quindi c'era da valutare tutte queste situazioni e abbiamo trovato un po' di continuità in questo periodo, sia da un punto di vista dei risultati che da un punto di vista dell'identità di squadra. E nel momento in cui riesce a trovare un certo tipo di assetto, poi sicuramente ci saranno delle rotazioni, come sempre avviene, perché il campionato è ancora molto lungo, la fase cruciale deve ancora arrivare, e naturalmente è lì che dovremo essere pronti in tanti, perché è ovvio che nel lungo periodo poi ci sarà bisogno di tutti. Mi sembra che nella Reggiana i più pericolosi siano gli attaccanti di colore, lì davanti ne hanno 3 o 4 molto temibili. Sì, sono tutti lì davanti, hanno delle caratteristiche ben precise, sono bravissimi anche nel duello, nell'uno contro uno. Secondo me nel calcio moderno questa è una qualità che è fondamentale, e loro hanno tanti giocatori abili e bravi nell'andare nell'uno contro uno, nel saltare l'avversario, quindi abbinato però a un gioco di squadra di alto livello, e quindi fa di questa partita una gara, come ho detto prima, molto molto insidiosa. Ho visto che per quanto riguarda il mercato sono arrivati, gli ultimi due arrivati sono i tuoi ex pupilli, Liverani e Giudici. Sono ragazzi di affidamento. Beh, Liverani lo conoscevamo, Giudici? Sì, ma è un ragazzo che ho allenato per tanti anni.
è un ragazzo che secondo me ci può dare una mano, soprattutto il fatto di averlo già allenato può essere un vantaggio sotto certi punti di vista, perché conosce già magari certe dinamiche, certe situazioni che facciamo, e quindi può essere un vantaggio perché riduce un po' i tempi di inserimento, e questo in un momento così dove siamo già avanti è logico che dovrebbe essere un vantaggio. Il suo ruolo naturale è quello di ala sinistra? Sì, è un giocatore che ha sempre giocato sull'esterno, quindi può giocare sia da una parte, indifferentemente da una parte che dall'altra, e quindi questo è quello che ha sempre fatto. Un'ultima cosa per quanto riguarda il mercato: mi sembra che siano arrivati giocatori non di nome, ma che sia gente che ha fame. Questo è l'aspetto fondamentale, perché per arrivare in un contesto come il nostro questa è la caratteristica principale che ci deve essere, perché il percorso che dovevamo fare è ben preciso, e ci saranno questi mesi di grande intensità, di grande voglia di lottare ogni secondo della partita su tutti i palloni, e quindi per forza di cose la prima caratteristica che devono avere i giocatori della Feral Pisalò è quella di avere delle motivazioni feroci, perché il percorso che dobbiamo fare impone questo. E per quanto riguarda il mercato, lei si aspetta ancora qualcuno oggi? No, non... Come sempre ti ho detto, soprattutto poi l'ultimo giorno è un giorno veramente particolare, questo vale per noi, vale per tutti, come ti dicevo anche settimana scorsa, ma non è una frase fatta, è la verità, ho imparato che è meglio che ognuno faccia il proprio mestiere, quindi in questo momento io adesso abbiamo appena terminato l'allenamento, dovevo preparare l'allenamento per cercare di arrivare a questa partita nel migliore dei modi possibili, perché la partita e le difficoltà della partita lo impone, a pensare a troppe cose non riesco, e soprattutto se no si fa confusione, quindi in questo momento c'è chi si sta occupando di queste cose e poi stasera vedremo. E quindi da domani avrete anche la possibilità di lavorare più tranquillamente, no? Sì, questa è la cosa che credo che ormai si augurano tutte le squadre, perché come ho detto diventa veramente un periodo molto dispersivo, no? E siccome sono il primo a sostenere che tutte le cose che si fanno ci devi mettere la testa al 100%, è anche comprensibile che magari ci possa essere qualche ragazzo che è disturbato da queste cose, quindi veramente l'essere arrivati alla fine è una liberazione per tutti. E avete segnato 8 gol nelle ultime 2 gare, secondo lei l'attacco si è sbloccato e si può continuare in questa maniera, oppure erano 2 partite così un po' particolari? Questo lo dirà il tempo, chiaramente in linea generale abbiamo, come ho detto prima, stiamo cercando di acquisire una certa identità sia da un punto di vista difensivo che da un punto di vista offensivo, è chiaro, per poter dire che è acquisita non bastano 6 partite o 2 partite, bisogna essere in grado di continuare a fare questo per un periodo medio-lungo, e come dico sempre la difficoltà dei campionati è proprio questa, cioè i periodi positivi e negativi ce li hanno tutte le squadre, anche le squadre top, proprio la capacità è quella di riuscire a far durare a lungo i periodi positivi e far durare poco i periodi negativi, e per dire se abbiamo acquisito questa cosa solo il tempo lo potrà dire. E le chiedo le condizioni di Compagnon e se le è piaciuta la coppia della settimana scorsa con Butic e Dubiskas. Sì, secondo me Dubiskas ha fatto un'ottima gara, soprattutto in considerazione del fatto che era la prima partita che giocava, che è arrivato da poco, però ha dato subito sensazioni positive, si è inserito molto bene nel gruppo e devo dire ha fatto una gara di grande sostanza, di grande sacrificio e anche di qualità, quindi
Sono molto soddisfatto della partita che ha fatto. Compagnone ha avuto un piccolo problemino nel riscaldamento pre-gara, però questa settimana è rientrato con i compagni, quindi sarà sicuramente a disposizione. Domani, sabato, con la Reggiana, partita complicatissima. Si accontenterebbe di un pareggio? Ma sai, prima della partita è sempre difficile fare questi discorsi. Sono d'accordo sul fatto che, come ho detto prima, sarà una gara molto complicata, perché oltre ai valori della Reggiana, che sono quelli che ho detto prima, sono anche in un periodo di grande fiducia, e quindi sappiamo che la fiducia è un elemento fondamentale. E nel momento in cui stai facendo la partita, anche ci sono delle situazioni e dei periodi nei quali magari non cerchi anche determinate giocate, perché i risultati magari in quel momento non ti stanno venendo dalla tua parte. Invece nei periodi come è adesso la Reggiana, provano anche, sei portato anche a fare delle giocate che il periodo di fiducia ti concede di fare, e loro sono una squadra organizzata, una squadra che palleggia molto bene, che va a trovare poi questi giocatori che ho detto prima, molto abili nei duelli e nell'uno contro uno, e quindi per questo sarà sicuramente una partita complicata. È stato complicato invece per lei tenere tranquilla la sua squadra in questa settimana, perché se la Reggiana vive un momento positivo, voi lo vivete forse addirittura migliore, e comunque positivo anche per voi. L'aver riportato il campionato in questa situazione, il ritrovarvi a poca distanza dai play-out e dalla salvezza diretta, cosa ha comportato nello spogliatoio, e se per lei è stato un aggravio di lavoro a livello mentale? Questo sì, perché comunque il rischio che questa grande fiducia che c'è adesso, che è giusto che ci sia, poi diventi, si vada oltre, c'è, ovviamente c'è per noi, c'è per tutte le squadre. Perché è chiaro che la chiave è sempre quella di riuscire ad avere equilibrio nelle cose. Naturalmente il fatto di non farsi trasportare troppo da questa giustificata felicità che c'è in questo momento fa parte di quel concetto di maturità che una squadra deve acquisire per portare a casa un campionato. È logico che noi stiamo lavorando per cercare questi equilibri, per cercare di mantenere la giusta contentezza per i risultati, ma che non vada oltre. Non è facile da trovare questo equilibrio, però è un elemento essenziale per, ripeto, arrivare in fondo nella maniera giusta. Analizzando le ultime partite, le ultime due vittorie, si è visto che la Feralpi è stata brava, ha meritato ampi successi, è stata brava a portare dalla sua gli episodi che vogliono dire un gol al quinto minuto, un gol al decimo minuto, che sono forse le cose un po' casuali di una partita. All'interno di questa casualità, che quindi è lì, quanto c'è di fortuna e quanto c'è di merito nella Feralpi in questi successi? Perché proprio nel tenere i piedi per terra bisogna anche accorgersi che due gol immediati spaccano le partite. Sì, sì, devi, come penso che la cosa fondamentale sia cercare di capire quando perdi, il motivo per cui perdi, perché sennò non vinci mai. Ma anche quando vinci è molto importante capire anche il perché stai vincendo, no? E quindi dare il giusto valore alle partite, alle vittorie. Mi sembra che tu mi hai fatto la domanda dopo la partita, dici è 5-1, però certo è 5-1, siamo stati bravissimi, però è logico che la partita è stata in equilibrio per tantissimo tempo. È stata una gara dove
c'è stato da soffrire, c'è stato da star lì, dal saper leggere i momenti della partita. Quindi dare il giusto valore anche ai risultati e alle prestazioni è importante, e cercare di tirarle via da quello che è poi il risultato finale. E quindi all'interno di questo discorso sappiamo benissimo che siamo in un periodo positivo, che stiamo facendo bene, che contro la Ternana o contro il Sudtirol abbiamo detto non meritavamo di vincere perché gli episodi sono andati di qua, adesso gli episodi sono venuti di là, e questi sono gli episodi. Poi c'è la sostanza, la prestazione, quindi adesso è obiettivamente 6 partite che comunque stiamo dando continuità in termini di prestazioni, anche prima, adesso anche di risultati, però sappiamo che comunque abbiamo ancora dei miglioramenti da fare, sappiamo che dobbiamo ancora migliorare tantissime cose, e quindi su questo ci concentriamo, ecco. Una cosa sulla quale questa Ferrapi deve migliorare assolutamente, ce la può dire? No, in generale nel saper leggere tutti i momenti della gara, nel trovare sempre quelle letture giuste che all'interno della gara poi sono determinanti ai fini del risultato finale, al fine del portarti questi famosi episodi dalla tua parte, che sono chiaramente delle cose che maturi col tempo, con lo stare insieme, con l'allenarsi con continuità, con allenarsi, mantenere sempre alto il livello dell'allenamento. E quindi la cosa principale adesso è alzare sempre di più il livello agonistico, soprattutto della settimana, cioè nell'interpretazione dell'allenamento, che deve essere fatto e interpretato come se fosse la partita. E questo è l'aspetto principale, perché poi dico sempre che una squadra è come si allena, e quindi più miglioriamo quello e più secondo me riusciamo anche a migliorare le prestazioni. Grazie a tutti, buon lavoro.